8 dicembre 2013, festa della Madonna, non poteva mancare oggi una gara di beneficenza. Sono qua in presenza del nostro webmaster Marco De Biase e il grande Sergio Giacomin, campione mondiale pesca mosca a lago, giusto? Con la ultrisarco pesca oggi, mosca. Pesca mosca. Ecco, un pochettino la sensazione che c'è oggi qua. Vedo tanta gente. Siamo circa 50 persone, c'è un'aria veramente di pace. Sembra proprio la giornata è con noi, il sole splende, freddo non fa freddo, anche se stamattina abbiamo trovato il lago ghiacciato, no? Ringrazio sempre l'Alex per queste iniziative, perché a noi fa sempre piacere appoggiare. E noi ringraziamo te che ci aiuti sempre con la manifestazione, tutti i vostri operatori sul lago a spaccare il ghiaccio stamattina. Certo, cioè alle 7 della mattina a spaccare il ghiaccio. Mm-hmm. E no. Per cui c'è anche il grande Marco con noi oggi. Sì, allora. Oggi sono in veste di fotografo, collaboratore, tutto fare. La gara sta andando bene, ci sono state diverse catture, trote di piccola, media e soprattutto anche grossa taglia che stanno deliziando i palati di tutti, dai bambini ai big presenti qui alla manifestazione. Faremo anche una galleria fotografica disponibile sulla pagina Facebook di Starfish TV, quindi per me è tutto, restate sempre aggiornati sul canale, andiamo avanti capitano. Andiamo avanti, comunque oggi c'è un beretto invidiabile. Sì Marco. Sì, questo è un cappellino. È un cappellino, facciamolo vedere agli amici a casa. Perché io sono già in stile natalizio, è un cappellino tipo quello della Befana che ho comprato anni fa sciando a Doberegen, quindi io in stile natalizio. Alex e Sergio poi ci mostreranno i regali presenti qui per tutti i concorrenti, una gara all'insegna dell'amicizia, del volersi bene, proprio come piace a noi di Starfish in TV. Per cui solidarietà per i bambini della Peter Pan, associazione Onlus Alto Adige, cioè tutta Italia, lo facciamo per l'Alto Adige, e per poter dare un contributo ai viaggi, come si dicono, della speranza, andare a Padova a fare le chemioterapie. Siamo qua per loro oggi, Starfish in TV, sul canale, oltre Isarco, grandi amici. Thank you.
con Lucia Lisciotto, qui consigliera della Peter Pan. Oggi siamo qui per Peter Pan, per dare un sorriso. Io mi emoziono sempre a queste cose, e però noi siamo di un carattere sensibile, per quello che oggi i pescatori sono tutti qua per questi bambini. Spiegaci un pochettino l'associazione, come operate. L'associazione è nata 15 anni fa, quest'anno abbiamo festeggiato i 15 anni della sua fondazione e si occupa di sostenere le famiglie dei bambini malati di tumore in Alto Adige. Ha fatto già diverse cose nell'ambito sia del sostegno finanziario, della ristrutturazione del reparto di Day Hospital oncologico qui dell'ospedale di Bolzano. Grazie all'associazione si è riusciti a creare un ambiente bello, colorato, a misura di bambino, in cui è strano dirlo, ma i bambini possono venire e vengono anche volentieri. L'associazione sta vicino alle famiglie in diversi modi, li sostiene finanziariamente, perché molto spesso essere malati di tumore significa stravolgere la vita di tutta una famiglia. Un genitore deve sospendere la sua attività lavorativa per poter assistere il bambino, e in questo caso possono subentrare anche problemi di tipo economico, quindi eventualmente, ce ne fosse bisogno, l'associazione sostiene le famiglie in questo senso. Poi attraverso Lucia, lei proprio lavora sul campo? Io sono anche un'infermiera del Day Hospital, lavoro a diretto contatto con i bambini, e grazie anche all'aiuto dell'associazione siamo riusciti a somministrare, a fare gran parte delle terapie qui a Bolzano. C'è stata una crescita in questi 15 anni, ecco, proprio della possibilità di gestire le terapie qui a Bolzano. Per cui oggi la Starfish in TV e l'associazione Fish Heads, con Oltrisarco e Sanpei che hanno aiutato, le due associazioni di pescatori qua dell'Alto Adige, e siamo felici e contenti di poter aiutare voi, insomma, Noi vi ringraziamo, e proprio grazie al sostegno di numerosi privati, ma anche di associazioni che organizzano eventi a nostro favore, che noi possiamo svolgere la nostra attività, e cerchiamo di farlo nel miglior modo. Starfish TV, tutti coi bambini. La Smile Fishing si è appena conclusa, abbiamo scattato delle foto ricordo, soprattutto poi la cosa più importante è che sono stati donati dei fondi all'associazione Onlus Peter Pan, un'associazione di bambini oncologici, ed è il più grande regalo che può fare Smile Fishing, un evento per donare un sorriso ai bambini. Questo filmato andrà in onda nel periodo natalizio ed è quindi l'occasione migliore anche per augurarvi buon Natale e felice anno nuovo. Auguri a tutti noi, Starfish in TV.